intervento riguarda il doppio tema dei fanghi e delle discariche, tema di cui problematiche di cui negli anni recenti ho cominciato a occuparmi perché vivo a Peccioli. Io non sono pecciolese, ma abito a Peccioli da 15 anni e da un po' di anni, insieme agli amici del TAT di Montefostri, ci siamo impegnati, mobilizzati proprio, avete visto il filmato, sulla questione dell'ampliamento, dell'ennesimo ampliamento della discarica di Legoli. È stata una battaglia purtroppo che ha avuto una botta di, abbiamo siamo visti sconfitti in sede giudiziaria, ma comunque è un impegno quello per una corretta gestione del problema dei rifiuti che non viene meno e che continuerà anche negli anni futuri. I due temi in realtà della discarica e delle discariche in realtà, e dei fanghi sono due temi che sono, a mio parere, strettamente legati. Sono legati innanzitutto dal fatto che stiamo parlando di rifiuti. La discarica ovviamente è un luogo dove vengono conferiti e smaltiti i rifiuti, i fanghi sono di per sé, almeno giuridicamente anche, sono dei rifiuti. Sono i fanghi, se non lo sapete, sono ciò che viene estratto dai depuratori delle acque reflue, sia quelle urbane che quelle industriali, e devono in qualche maniera essere smaltiti. Quindi concentrano lì tutte le sostanze che vengono intrappolate dai depuratori, che non sono altro che dei filtri, e che rimangono. Dicevo, i due temi sono strettamente legati e ce ne siamo accorti qualche anno fa, quando abbiamo incominciato ad approfondire la questione dei fanghi. Questo prima ancora che, da un punto di vista mediatico, scoppiasse nell'ultimo anno, in realtà da settembre scorso, la notizia che c'è una grossa indagine diretta dalla Direzione Distrettuale di Mafia di Firenze su illeciti che sono commessi, che sono stati commessi proprio nel nostro territorio, nel nostro comune, nei comuni limitrofi, riguardo allo smaltimento di fanghi che non erano nemmeno a norma rispetto a quelle che sono le leggi, che a mio parere comunque sono troppo, comunque consentono comunque di spargere fanghi che sono, diciamo, che hanno in sé dei rischi per la salute. I due temi sono, diciamo, abbiamo cominciato a occuparci di questo tema dei fanghi perché ci siamo resi conto che c'era un'anomalia nella gestione di questi fanghi. C'era una concentrazione anomala delle quantità di fanghi che venivano smaltite nella nostra valvera. In particolare, devo dire, nel nostro comune, ma la cosa in realtà vale per tutta quell'area di cui parlava Maurizio, che è quell'area che, non lo sapevo, viene indicata e conosciuta come un triangolo particolare. Effettivamente, quando parlo di Valvera intendo proprio quella zona della provincia di Pisa, che sta a sud del Valdarno e a nord della Val di Cecina, per intendersi, che va dal confine con la provincia di Livorno fino al confine con la provincia di Firenze. In un'area che è delimitata da un cerchio di raggio 15 km, quindi la cosa secondo me è impressionante, perché 15 km non sono nulla, un cerchio che è centrato proprio su Casciana Terme, quindi che cade in questo comune, ricadono quattro discariche, di cui tre sono i pilastri, insieme alla discarica, sono tre dei quattro pilastri del sistema di gestione dei rifiuti della Toscana, che sono appunto, per ricordare Maurizio, cioè Scapigliato, perché Scapigliato è vero che è comune di Rosignano Marittimo, provincia di Livorno, ma è proprio al confine quasi con la provincia di Firenze e con i comuni della cosiddetta collina pisana, che possiamo considerare come la Valvera, la Repubblica
quindi scapigliato da una parte, Legoli all'estremo opposto e a nord Gello. Queste tre discariche, se avessi potuto farvi vedere i grafici, certo, sono tre discariche che da sole smaltiscono il 50% circa, negli anni fluttuano queste carrozze, potete prendere i report, i rapporti ISPRA che ogni anno regolarmente vengono pubblicati, sono pubblici, possono essere scaricati online, rapporti sui rifiuti urbani e sui rifiuti speciali, ci sono due rapporti l'anno che vengono pubblicati, i dati non sono aggiornatissimi perché naturalmente devono validare dati, quindi di solito sono in ritardo di due anni, quindi il rapporto del 2016 contiene i dati del 2014, il rapporto del 2017 che è uscito qualche mese fa contiene i dati del 2015. Quindi ci sono delle oscillazioni, ma circa la metà di tutti i rifiuti della Toscana che vengono smaltiti in discarica vengono smaltiti in queste tre discariche. Quindi parliamo di rifiuti non solo di rifiuti urbani, ma di rifiuti urbani e speciali, perché i rifiuti speciali tra l'altro sono molti di più di quelli urbani, sono quasi 10 volte di più di quelli urbani. Quindi noi abbiamo un territorio che è questa nostra valdea che è racchiuso da questo cerchio di raggio 15 km in cui agli estremi di questo cerchio ci stanno queste tre discariche, in più ce n'è una quarta che è la discarica di Chiani, che è una discarica che ha dei problemi inenarrabili, è stata chiusa parzialmente, in realtà non è chiusa, è solo temporaneamente chiusa e ha dei problemi ambientali riconosciuti anche dalla regione. E comunque questa è la situazione. In questo quadro, di una valdera che è diciamo comunque, non si voglia vedere, interessata dalla questa che viene considerata da alcuni come una vocazione industriale, quella della gestione dei rifiuti, si inserisce quella che è la problematica dei fanghi. Quello che abbiamo scoperto, e sono dati pubblici anche questi, che si ritrovano nelle banche dati accessibili online, è che la questione dei fanghi, innanzitutto i fanghi, dovete sapere che la regione Toscana è la regione che insieme alla Lombardia produce più fanghi di tutte le regioni italiane. Ora, la Toscana ha un terzo degli abitanti della Lombardia e ha sicuramente un sistema industriale non paragonabile a quello della Lombardia, però i fanghi totali che vengono prodotti in Toscana sono della stessa in quantità, sono circa 10 tonnellate, sono circa 1 milione di tonnellate l'anno di fanghi prodotti tra fanghi civili, terreni civili e fanghi industriali. Ebbene, di questo 1 milione circa di tonnellate di fanghi che in qualche modo devono essere smaltiti, 750.000 tonnellate sono prodotte in provincia di Pisa. Come mai in provincia di Pisa? Allora, dovete sapere che in gran parte i fanghi sono come i rifiuti, cioè una proporzione circa di 1 a 10 tra i fanghi di origine civile e i fanghi di origine industriale. La Toscana ha dei distretti industriali particolarmente idroesigenti, cioè sono tipologie di attività industriali che richiedono l'uso di tanta acqua, ritenendo l'uso di tanta acqua producono inevitabilmente queste acque che vengono usate e vengono contaminate dalle lavorazioni industriali, quindi richiedono di essere depurate, ci sono depuratori, si produce tanto. Cosa c'è in provincia di Pisa che particolarmente caratterizza il distretto industriale della provincia pisana? Lo sappiamo tutti, c'è la zona del Cuore. Quindi la sola provincia di Pisa produce 3/4 di tutti i fanghi toscani. E la metà circa di questi fanghi vengono smaltiti in agricoltura. Non mi dilungo, poi magari se qualcuno vuole approfondiamo con domande eccetera, però il punto è che la provincia di Pisa in particolare in Toscana è la più
caratterizzata, se vogliamo dire così, dall'uso, da questa pratica dello spammimento in agricoltura sui campi agricoli dove vengono coltivati cereali tipicamente, di questi, chiamiamoli, ammendanti per i campi. Ora, la cosa che ci ha particolarmente colpito è che tutti i fanghi smaltiti in provincia di Pisa in realtà vengono smaltiti in barriera, cioè le autorizzazioni a smaltire i fanghi, a impiegare i fanghi in agricoltura si trovano tutte nei comuni, in particolare ci sono due zone in cui si concentrano maggiormente e sono il comune di Peccioli da una parte e i comuni di Fauglia, Orciano, Crespina, Lorenzana dall'altra. Quindi guarda caso ci sono i due poli da una parte e dall'altra di questa bandiera che sono dove si vanno a localizzare queste due grandi discariche, due tra le più grandi discariche, tre più grandi discariche della Toscana, in cui c'è questa concentrazione di uso, di autorizzazioni all'uso dei fanghi in agricoltura. Il solo comune di Peccioli ha il 41% di tutte le autorizzazioni in termini di superficie, quindi di quantità, perché le quantità per unità di superficie sono sempre le stesse, le autorizzazioni sono tutte uguali, quindi il 41% di tutte le autorizzazioni si concentra in un comune che ha una superficie che, potete immaginare, è lo 0,037% della, lo 37% della intera superficie regionale. Il 41% di tutte le autorizzazioni della provincia, cioè delle cose pazzesche, pazzesche. Cioè a Peccioli negli ultimi 10 anni circa 1.000 ettari di territorio, 10 km quadrati su un comune che è abbastanza vasto, ha 92 km quadrati di superficie, 10 km quadrati di questa superficie sono stati autorizzati, e quando sono autorizzati vi garantisco che nessuno ha le autorizzazioni, c'è qualcuno che sostiene, ma quelle sono solo autorizzazioni, poi forse non è detto che abbiano. Vi garantisco che è così perché ho i dati alla mano delle società e delle aziende agricole che spandono fanghi e il comune tiene un registro e l'ho avuto con un'interrogazione, con un accesso agli atti, quindi so per certo che tutte le aziende agricole che fanno richieste e che ottengono le autorizzazioni sfruttano queste richieste. Quindi 10 km quadrati toccati da questo problema. È un problema, non è un problema? A Peccioli, quando il 14 settembre scorso è deflagrata mediaticamente la notizia che la direzione distrettuale antimafia stava indagando sulla problematica dei fanghi smaltiti illegalmente, è successo, da un punto di vista mediatico, un pandemonio. E c'è chi si è affrettato, chi si è il sindaco, che poi avete visto, è anche il gestore da 30 anni. Il padre padrone di questo comune si è affrettato subito a chiamare i suoi esperti per dire che i fanghi sono una cosa di tutto legale, e questo ovviamente è vero, la legge lo consente, e che assolutamente i fanghi sono indispensabili perché l'agricoltura ne ha bisogno, perché non ci sono più gli animali, quindi non viene prodotto le carni, quindi, non si, quindi è un'alternativa alla fertilizzazione chimica e via dicendo. Ora, i problemi sono che purtroppo, come dimostrano anche le indagini, questi fanghi sono spesso, sono gestiti, sono trasportati da aziende che lo fanno per mestiere, quello di gestire rifiuti, di muovere rifiuti, di trasportare rifiuti, che intanto sono sempre quelle. Poche aziende che si occupano di questa cosa. E sono aziende i cui titolari hanno un curriculum di giudiziario di reati di qualunque tipo e che negli anni, diciamo, dalle recenti per modo di dire, ormai sono quasi 10 anni, nelle indagini che hanno portato alla luce il fenomeno della cosiddetta terra dei fuochi in Campania,
è emerso dai verbali degli interrogatori dei pentiti di Camorra, è emerso che i nomi di i titolari delle aziende che per 25 anni, perché dal 92 che questa pratica dello spandimento di fanghi in agricoltura è consentita in Italia, che da, quindi da 25 anni fanno questo mestiere di fare gli intermediari tra i depuratori e gli agricoltori, portano i fanghi agli agricoltori di spandimento, queste persone sono, risultano nei verbali dei segretari dei pentiti di Camorra e sono nominate come le persone che tra quelli che negli anni 80 fino ai primi anni 90 prendevano i camion e andavano a smaltire nelle discariche abusive in Campania, nella Terra dei Fuochi, che le stesse sostanze di cui oggi sono accusati di avere miscelato insieme ai fanghi di origine civile, quindi che portavano gli scarti della lavorazione del settore conciario, del pulper di cartiera, le stesse identiche persone, gli stessi nomi, le stesse aziende che negli anni 80 prendevano i camion e portavano dal nord Italia, dal centro nord Italia, in Meridione, in Campania, hanno trovato il modo negli anni, dagli anni dal 92 in poi di fare qualcosa che, diciamo, coperti da un velo che glielo concede dal punto di vista legislativo, non c'è più bisogno di portare in campagna questa roba, si può venire tranquillamente a smaltirla nei nostri. Allora, la faccio breve, concludo qui, non voglio andare oltre, potrei parlare per ore, ma non mi sembra chiaro. Il punto cruciale della questione è: noi abbiamo un territorio che è meraviglioso, non importa chi stia a descriverlo, che potrebbe essere che non ha nulla da invidiare con altre zone della Toscana molto più note, molto più pubblicizzate, molto più conosciute. Un territorio che, come dice anche i nostri piani regionali, i piani agricoli, i piani paesaggistici, territoriali, eccetera, è un territorio che dovrebbe avere un certo tipo di vocazione, e invece è un territorio in cui per almeno 20, 25, 30, negli ultimi 30 anni si è concentrata, c'è una concentrazione e di impianti di smaltimento di rifiuti e di autorizzazioni alla smaltimento, lasciatemelo chiamare così, anche se legalmente non si potrebbe chiamare smaltimento, semplicemente è una pratica, quella dell'uso di questi fanghi in agricoltura, che sono sempre rifiuti, ricordiamocelo. Una concentrazione in questo territorio che è spaventosa e che non ha giustificazione. Allora io quello che credo, che sostengo e che sono convinto che questo è avvenuto non solo perché in qualche modo una coincidenza ha voluto che si è potuto trovare su questo territorio chi ha in qualche modo favorito questo tipo di pratica. A me sembra che questo sia proprio un disegno politico che in qualche modo sia venuto a estrinsecare in una zona della Toscana, ripeto, che ha una densità di popolazione tra l'altro molto bassa, in cui quindi è molto più facile, perché non c'è tutto quel da mantenere un consenso politico come praticamente è la valvola di sfogo di altre zone della Toscana con concentrazione di popolazione molto più alta, dove certi problemi è difficile aggredirli e trovare soluzioni locali.